Salotto blu vi è offerto da Oliviero. È sempre più grande, un nuovo reparto ancora più conveniente e ancora più assortito. Oliviero a Misano Adriatico è sempre il numero uno, anche su internet. Moschini, Pierotti e Pratesi SRL, Piazza Falcone e Borsellino 1, Forlì. Centrale del Latte di Cesena, formaggi di Romagna DOP, così buoni da lasciare traccia. Grazie di essere con noi a Salotto Blu e molte, molte grazie all'ospite che ci è tornato a trovare dopo un po' di tempo, dopo che ne ha combinato un'altra delle sue. Perché il dottor Damiano Zoffoli, che noi come conosciamo come, come stimatissimo odontoiatra medico, odontoiatra e cesenatico, noi in questa trasmissione l'abbiamo accompagnato, ascolti bene, prima a diventare sindaco di Cesenatico, poi a diventare consigliere generale dell'Emilia-Romagna e infine parlamentare europeo. Vede che le portiamo fortuna. Vi ringrazio di questa amicizia che si è stabilita in questi anni, ma penso che questo sia legato non tanto alle mie capacità, sono una persona normalissima, ma all'impegno che ci ho messo e anche all'amicizia con tanti cittadini e tante persone che mi hanno dato fiducia. Beh, guardi, dottore, adesso io dico dottore perché il fatto che lei sia un medico è una cosa, come posso dire, prestato alla politica inizialmente per prestare servizio nel suo comune, nel suo bellissimo comune cesenatico, e poi con una grande carriera. Non si fa una carriera del genere senza qualità particolari. Devo dire che si diventa parlamentare europeo per puro caso. No, è stato mio babbo soprattutto che mi ha trasmesso questo interesse, passione per la politica. Mi ha sempre detto: guarda Damiano, impegnati nella vita, studia, la famiglia, ma ricordati sempre che la casa ha delle porte e delle finestre, perché fuori c'è qualcun altro. Quindi quest'idea di un... cioè che ci sono anche gli altri, quindi in fondo la politica è cercare delle soluzioni condivise per migliorare la vita di tutti. Senta, l'ultimo diciamo racconto biografico che faccio volentieri, perché sa che con lei mi diverto, mi sono sempre divertito, perché lei è una persona spontanea, sincera, è un romagnolo vero, ma lei ha ancora le scarpe rotte. Quella è una foto che è rimasta della mia campagna elettorale, quando io salutai i miei concittadini di Cesenatico, mi candidai per la regione, scrissi in queste scarpe col buco: insieme ne abbiamo fatta tanta di strada. Volevo poi significare questo lavoro, questo impegno nel territorio. Ma devo dire che quando sono arrivato in Parlamento con questa S romagnola che mi ritrovo, tutti facilmente individuano la provenienza, no? Da dove vengo, diciamo. Devo dire che l'Europa vuole bene la Romagna, cioè siamo simpatici e spesso, devo dire, ci ammirano e invidiano il luogo dove abitiamo. Quindi questo lo devo dire perché è merito dei miei concittadini, dei romagnoli, che si fanno voler bene nel mondo e in Europa. Questa è una bella cosa. Abbiamo delle immagini che la riguardano. Cominciamo a scorrerle, se lei è d'accordo. Qui, ecco, il nostro pubblico vede. Ma qui, insomma, lei qui, posso dirlo io, lei qui è col sindaco di Forlì e con Renzi. Sì, era la campagna elettorale, era un'iniziativa fatta qui a Forlì. Io ho affrontato la campagna dell'Europeo come affrontai a suo tempo quello del sindaco della mia città. Così mi sono buttato, naturalmente non mi immaginavo poi che si potesse arrivare a questo risultato, però questo secondo me è indice appunto che nulla è impossibile, bisogna avere fiducia, speranza, bisogna crederci nelle cose. Senta, lei come se la cava con l'inglese? Ecco. O la devono supportare buona domanda. Le sue due belle figlie, fortunatamente molto più belle di lei entrambe? Senza Anzi, discussione. Dovremmo avere una foto. Senza discussione. Beh, loro devo dire che parlano molto bene l'inglese.
Io sto recuperando, nel senso che sto studiando anche. Non me la ecco, queste sono le due figlie. Benedetta e Beatrice. Che una è insegnante di lettere, una è laureata in lettere. Esatto, laureata. E l'altra è medico, odontoiatra, vero? Da 2 mesi si è laureata in odontoiatria. Anche più brava del babbo? Ah, sicuramente sì, gli auguro veramente nella vita di... Hanno preso tutto dalla mamma e chiudiamo, e chiudiamo la lì. Allora, com'è sta storia della lingua? No, cioè, è chiaro che il Parlamento Europeo fornisce tanti servizi, cioè le lingue, diciamo, l'Europa sono 28 stati membri e 24 lingue ufficiali, per cui quando uno parla viene tradotto simultaneamente in 24 lingue, in aula, nel lavoro delle commissioni, anche il materiale cartaceo viene tradotto. Però è fondamentale, indispensabile impararlo l'inglese, perché ovviamente nei momenti informali, quando incontri in Parlamento, il Parlamento è un palazzo di 15 piani, è una piazza, quando incontri negli ascensori, colleghi, quando discuti, perché poi alla fine il Parlamento europeo, che è un qualcosa di così lontano, sconosciuto, è fatto di persone, per cui le relazioni sono fondamentali e sono decisive. Cioè, provo a capire anch'io, il fatto che tu incontri, ti intrudi a prendere un caffè con un parlamentare europeo nordico, quando non spagnolo, quando non... Sì. È l'inglese, diciamo. Apre comunque degli scenari che se no non si aprirebbero, perché è in fondo una piazza allargata. Così. Sono fondamentali e devo aggiungere su questo che ovviamente l'esperienza in Europa è molto importante. Io con molta umiltà sono sicuramente l'ultimo arrivato in Parlamento, devo imparare tante cose, piano piano sto imparando, creando relazioni, conoscendo le persone, sia i colleghi degli altri paesi che anche i funzionari, i dirigenti della struttura europea e ripeto, probabilmente noi italiani non abbiamo investito abbastanza in quel ruolo, in quella funzione, abbiamo sempre considerato questo alto onore, questo grande privilegio, comunque magari un momento di passaggio. Ecco. Altri paesi, penso ad esempio ai tedeschi, c'è gente che è lì da un tot di anni, che occupa delle posizioni strategiche, penso alle presidenze di commissione, perché quei paesi hanno capito più di noi, prima di noi, che in Europa si decideva e si decide il futuro delle nostre comunità. Ecco, onorevole, ma fino a che punto è vero quello che sta entrando un po' nel linguaggio comune, e cioè alla fine è l'Europa che decide tutto, le politiche nazionali contano meno, insomma lei è la persona adatta per capire che impressione si è fatta, ma è vero questo? Ecco, dipende su che argomenti, su che temi, è chiaro che l'Europa è fondamentale perché già oggi il 70-80% delle regole, delle leggi, cioè hanno quell'origine. Cioè la vita di oggi nostra è regolata in larga parte da decisioni che vengono prese a livello europeo. Però l'Europa è un soggetto plurale. Cioè, quando parliamo di Europa non vuol dire niente. Stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando del Parlamento europeo, che è l'organo eletto dai cittadini, 751 parlamentari, eletti ogni 5 anni, direttamente in Italia con le preferenze degli italiani. La Commissione europea, che è l'organo esecutivo. Il governo. Il governo. E il Consiglio europeo, che rappresenta i 28 Stati membri, cioè è composto quindi dai presidenti del Consiglio, dai capi di Stato e dai 28 governi. Ora, l'Europa, queste 3 istituzioni, Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione europea, devono relazionarsi fra di loro. Su alcune materie, per esempio, la politica estera e di difesa, e oggi sono sempre, ma oggi in particolare, con l'emergenza del terrorismo, la crisi dell'immigrazione, il tema di come proteggere e difendere le frontiere, questi temi, per esempio, non sono in capo al Parlamento europeo. Quindi l'Europa conta, ma conta ancora un'Europa che è in mano troppo ai governi nazionali, ai governi, quindi un'Europa che è ancora poco democratica.
perché l'organo espressione della democrazia diretta è il Parlamento. Su molte questioni il Consiglio europeo, quindi i governi, decidono, non dico indipendentemente, ma ascoltando il Parlamento, e possono anche, su molte questioni potrei fare un lungo elenco, il Parlamento aveva dato indirizzi, aveva trovato soluzioni che aiutavano nella soluzione dei problemi, gli egoismi nazionali hanno frenato. Molto interessante. Ci fermiamo per un paio di minuti e poi riprendiamo questa conversazione. State con noi.